Nona giornata di Serie A Team, si gioca Hellas Verona-Napoli. Gonghè col sinistro mette il primo corner, Davidovic. Mario Rui da sinistra a sterza su Ongla, pressione che continua anche su Zielinski. Raspadori in aria, lavora di suola, Raspadori ancora verso il fondo, il cross, salta di Lorenzo Politano, Napoli in vantaggio con il gol di Politano. E il Napoli passa al Bentegodi dopo 27 minuti del primo tempo. Lobotka in verticale, Raspadori, si apre uno spazio, Cagliuste va, Cagliuste in aria, Cagliuste, Montipò e poi Politano calcia male. A Serdar vede la porta, va sul destro e calcia. Dall'altra parte il Napoli con la velocità di Politano che sfida Amione più veloce. Politano rientra sul sinistro, apre perché c'è tanto spazio per Kvaratskhelia. Uno contro uno, diventa uno contro due. Sterza e calcia! Kvaratskhelia come la prima volta al Bentegodi, è ancora gol di Kvaratskhelia. 2-0 Napoli. Faraoni di testa per Djuric in area, difende la posizione, tocco per Bonazzoli, è passato Bonazzoli e Meret, che parata! Raspadori prova a tenere questa palla, Politano in campo aperto per Kvaratskhelia tutto solo, può andare in porta, Kvaratskhelia in area, Kvaratskhelia sterza e poi chiude in porta, doppietta al decimo del secondo tempo, è 3-0 Napoli. Faraoni cerca un altro cross lungo di Lorenzo, così è così, Lazovic prova a riaprirla, l'Hellas Verona al quarto d'ora del secondo tempo, va Raspadori sotto la traversa, Politano dentro, Zielinski controlla, Zielinski si accentra, Zielinski nasconde palla, Cagliuste attacca il Verona, Faraoni cross, tocco di punta, Bonazzoli, che parata di Meret. Titoli di coda, anche senza Osimhen il Napoli torna a vincere 3-1 sul Verona, gol di Politano e doppietta di Kvaratskhelia.